i miei genitori dovevano partire e così hanno deciso di lasciarmi il loro cane. Vi lascio a come sono iniziate le cose. Allora, come inizio, insomma, sta piangendo da quando se ne sono andati i miei. Amore, puoi salire sul letto se lo vuoi, sai? Ira, vieni amore, se vuoi puoi salire, sai? Vieni, vieni cara, vieni. Che c'è? Che succede? Qui ha anche la sua cuccia. Me l'hanno portata da casa dei miei. Vuoi salire, amore? Lara gli ha dato una mano a salire. Dai, mettiti seduta, Ira. Sono più o meno della stessa taglia con Ash. Ash è leggermente più piccolo e pesa tipo 1 chilo, 2 chili tipo. Ira invece pesa un botto di più. Pesa tipo, boh, 6 chili, credo. È sovrappeso. Ma è tanto tanto bella. Oh, il gatto! Il primo incontro tra Bue e Ira. Ira, be careful. Ira! Ira! Ira, quello è il mio gatto! Sorè, vacci piano col gatto mio. Lara, piano, aspetta, non l'interrompere, amore. Non l'interrompere. Fa affare a loro. Tanto sono qui, sono a 1 centimetro. Qualsiasi cosa intervengo. No, no, ehi, ehi, Ira! Lascia stare il gatto. Allora. Però stai scodinzolando. Ash, fai vedere come sei bravo tu con i gattini, vai. Ash? Ash si sta guardando la situazione. No, ha ragione, non gliene importa mai niente di niente. Vabbè, Ira ha trovato il posticino suo. Questa cozza ha trovato il posticino suo, la mia cozza personale ha trovato il suo posticino. Ma vuoi scendere dalla mia gamba? Ti ringrazio. Bene. Diciamo che tutti hanno trovato il proprio posticino. Più o meno. All'incirca. Anche con Kai è andato tutto bene. Aiaia. Ira si crede un lupo adesso. Bene. Ottimale. Senti, Gioia, sai di essere... Sì, ok. Ira, guarda che sei un cane, non un lupo. Oh, adesso è più serena. Adesso è più tranquilla. Qualcuno che le dà le coccole e l'amore. Ma sì che profumo. Ash, che succede? Ash ha fatto un Se non avete avvertimento. capito, lasciamo toglierlo. Che quadretto familiare molto carino. Siete proprio carini. Ah, pure Ash. Capirai, lei starebbe ora a farsi fare i grattini. E poi si sa, Lara è proprio la donna dei cani e degli animali, quindi. Al lupo. Ma si sta guardando con Bu. Ma che state facendo tutti e tre lì? Scusate. Le cose continuano. La piccoletta ha optato per la cuccia perché si sente meglio qui. E il gatto la guarda. Ho invitato il cane a stare più serena insieme. L'ha mal capita come cosa. Perché mi ha messo il sedere in faccia. Tutto a posto però. Per ora sono salva. Più o meno all'incirca. Però si vede che si sente più tranquilla. Quindi siamo a tu per tu. C'è Reginald che ogni tanto continua a fare capolino e... Che dire? Ora sta odorando la cuccia. Ora si sta mettendo nella cuccia. Ah, no, vabbè. Ma qua c'è l'altro gatto. Ma non l'avevo visto. Scusate i pacchi, ma sono di un video che devo girare domani mattina, quindi me li sono dovuti mettere lì per praticità.
ragazzi, siete un po' rimbambiti comunque, perché letteralmente la cana sta qua. Cana balassa, ma gata, gatto, guarda che il cane sta qua. Che state facendo, i cani da tartufo? Ma che cerchi? Uè, quello è materiale di lavoro. Uè, sta buono. Bello, quello mi serve. Quello mi serve. 3, 2, 1. Oh, che delicatezza. Ovviamente il ricordo a l'ultima volta che Ira ha dormito qui c'è, perché ha dormito qui insieme a Perla. La vita è proprio strana comunque. Tanto strana. Però va bene così. Un abbraccio da una vecchia amica fa sempre piacere. Prima ci darò la fuori insieme. Piove anche, mannaggia. Sono 3 ore che cerco Ira. Ma non mi dire che... No, vabbè, io morta. Sta sotto le coperte. Ira, c'è la medicina. Nonno ha detto che te la prendi così. Dai. Dai, amore. Io sapevo che con me non funzionava. Dai. Ah, sì. Mamma, se stai guardando il video non ti preoccupare. Sono solo tecnicismi iniziali. Ira. Guarda che buono. Che buono, Ira. Oh, nell'occhio. Ira. Che goduria. Ma che buono, Ira. Ira, anche tu. Anche tu mangia. Ah, mamma. Guarda che buono. Ma questo metodo, ma come fa a funzionare mio padre? Mio padre mi fa, taglialo in 4 e glielo l'ha giù fatto. E mintilo, e nammio, e dai. Devi metterli all'allelato, come fa il nonno. Ah, ma allora il nonno non apre la mano e se la prende da sola? No. E il nonno mi ha fregato allora. Al telefono mi ha detto, mettiglielo sul palmo della mano, se lo prende da solo. Glielo mette sempre al lato. Papà, e ti stai a guardare il video? Che bello. Allora, andiamo da Ira. Ira è per il tuo bene, mamma. Scusa. L'ho sfrutata? Sì. Dove? Non lo so dove, però. Vai, Zoe, vai che lavati dall'acqua. Ciao, mamma. Ciao, amore. Ti prego, fai la brava cagnolina. Per favore, Asha, non mi serve il tuo aiuto. Ira, aspetta, ascoltami, parliamone. Asha, non mi serve l'aiuto tuo. Sto parlando canese anch'io. Fai uno sbadiglio che io te la butto, tipo, Mimmina, non mi va di ficcartelo in boccuccia perché mi sembra di farti un torto, mamma. Però in realtà è che c'è il tumorino piccolino e tu devi morire, amore. Grazie, ti ringrazio per questo. Ok. Ci stiamo amando, ci stiamo sostenendo e. Un marò se mi morde! Un marò come mi morde! Ecco, me l'hai sputata. È l'ultima? No. Ah! Se per la medicina ti butti saprò che stai a far finta. Dai, forza, non glielo posso manco mettere in un bruster perché si sente male se... Ah! Dai, che dai! Ira, passiamo così un sacco di giorni, tutti i giorni così dobbiamo fare... Aspetta! Allora... Ira... Calma. Possiamo riflettere insieme. Allora, io ho bisogno di darti questo. Dai. È buono. Magnatillo. Oh mio Dio, una se l'è mangiata di sua spontanea volontà. Oh, che bravo doggo. Sei un cane molto bello e molto bravo. Congratulazioni. Cioè, 3 ore e poi te lo mangi da sola. Era solo che volevi decidere tu quando. Mi piace, pugnetto, big boss, brava, rispetto sorella, rispetto per te. La serata continua con coccole e carezze. Oh. Ira è arrivata a conoscere anche l'altra delle mie figlie. Cioè, ma io ci stavo riflettendo adesso. Ira l'abbiamo presa 13 anni fa. Io avevo... 13 anni, ne ho 26, avevo 13 anni, giusto? Quindi questo vuol dire che, cioè, Ira ha visto me diventare una donna e avere 2 figli. Perla e Ira mi hanno letteralmente accompagnata per una vita intera.
sì, sì, buongiorno, buongiorno, sei sui miei capelli. Scendi nei miei capelli, per favore. Ok, ok, ti voglio bene anch'io. E adesso siamo qui, secondo giorno. Sta andando bene. Sta andando bene, sì. Sta andando bene, sì. Oggi, all'ora di pranzo, che mi coincide poi con l'ora dove io dovrei fare anche un'altra cosa, ho una call importante. Non so letteralmente come gestirò tutto oggi.